Ciao a tutte e tutti. La favola che stiamo per narrarvi ha un tema molto diffuso, il patto col diavolo. Solo che le nostre donne lo declinano in modo tale da far apparire chiaramente due cose. Donne, non vi fidate mai di un distinto signore, perché dietro quel distinto signore si può nascondere il diavolo. E molto spesso dietro un mendicante sporco può nascondersi un Don Giovanni. Qual è il segreto? Farlo lavare. Farlo lavare anche un mese in acqua nanfa. Cos'è l'acqua nanfa? È un distillato dai fiori d'arancio e probabilmente abbiamo pensato che queste donne utilizzassero questa favola per sponsorizzare il loro prodotto. La favola Don Giovanni di La Fortuna è narrata da Patrizia Parisi. Buon ascolto. C'era una volta un uomo molto ricco che si chiamava Don Giovanni di La Fortuna. Però era uno spendaccione che non sapeva fare economia e diede fondo a tutte le sue ricchezze. Senza più un soldo, fu costretto a mendicare. Vestito da povero pellegrino, girava a piedi per tutto il paese. Un giorno incontrò un signore distinto, che era il diavolo, e quello gli disse: «Vuoi diventare ricco e condurre una vita magnifica?» «Sì, perché no?» rispose Don Giovanni. «Eccoti una borsa», proseguì il diavolo. «E quando le dici, virzotto mio, nesci danaro, ti darà tanti soldi quanti ne vorrai, ma in cambio per 3 anni, 3 mesi e 3 giorni non dovrai lavarti, né pettinarti, né tagliarti la barba, né cambiare i vestiti. Se farai tutto questo, la borsa sarà tua e trascorso il tempo ti lascerò la tua anima e ne prenderò altre 2. Don Giovanni fu contento, prese la borsa e partì. Quando non aveva più soldi, bastava che prendesse la borsa e dicesse: «Virzotto mio, nesci danaro!» E così aveva tanti soldi quanti ne voleva. Però non si poteva lavare e presto fu così sporco che non lo si poteva più guardare e la barba e i capelli gli coprivano tutti arruffati la faccia. La sua tonaca da pellegrino era tutta sbrindellata e piena di pidocchi. Un giorno giunse in una città e vide una casa molto bella e siccome il sole splendeva, si sedette sui gradini del palazzo e cominciò a spidocchiarsi. Lo vide la serva e disse al suo padrone: «Padrone, di sotto c'è un uomo così sporco come non ho mai visto. Cacciatelo via, altrimenti riempirà la casa di pidocchi». Il padrone di casa uscì e ordinò Don Giovanni: «Tu, lurido mendicante, vattene subito da casa mia». «Non siate così duro», disse Don Giovanni. «Io non sono un mendicante e se ne ho voglia posso costringere voi e vostra moglie mano nella mano ad abbandonare la casa». «E come potresti farlo?» disse ridendo il padrone di casa. «Volete vendermi la casa?» chiese Don Giovanni. «La compro subito». L'altro pensava a Don Giovanni che fosse pazzo e per divertirsi accettò la sua offerta e disse: «Bene, vieni con me, andiamo subito dal notaio a stendere il contratto». Allora andarono dal notaio e il signore vendette a Don Giovanni l'intera casa per moltissimi soldi che lui doveva versare entro 8 giorni. Don Giovanni andò ad affittare 2 stanze in una locanda e diceva continuamente: «Virzotto mio, nesci danaro!» E la borsa dava sempre più soldi, finché finalmente, dopo 8 giorni, l'intera stanza fu piena di denaro. Quando giunse il proprietario della casa per prendere i soldi, Don Giovanni lo condusse nella stanza piena di denaro e disse: «Adesso prendete quel che volete».
L'altro guardava il denaro a bocca aperta, ma avendo dato la sua parola, non poté far altro che prendere i soldi e lasciare la propria casa al lurido mendicante. Poi prese sua moglie per mano e se ne andò come Don Giovanni gli aveva predetto. Questi, tutto contento, si installò nella nuova casa e non rinunciava a niente. Giorno dopo giorno diventava più sporco e più ripugnante. Ora, avvenne che il re avesse bisogno di molto denaro e, avendo sentito parlare di questo Don Giovanni ricco sfondato, mandò un messo da lui con la preghiera di prestargli una grossa somma di denaro. Don Giovanni fu subito pronto, fece caricare una grande carrozza con sacchi di soldi e gliela mandò. Il re fu molto stupito e disse: "Ma chi è questo qua? È molto più ricco di me." Dopo aver riscosso nuovo denaro, fece riempire i sacchi di Don Giovanni e glieli restituì. Ma lui disse ai servi: "Dite al re che lui mi offende così. C'era bisogno di restituirmi questa piccolezza, e se non li vuole, teneteli voi." I servi tornarono dal re e gli riferirono tutto, e il re rimase sempre più stupito del comportamento di questo riccone. Allora un giorno disse alla regina: "Cara moglie, quest'uomo mi ha reso un grande servizio e non ha nemmeno voluto indietro i soldi. Poiché è così ricco, gli darò la mia figlia maggiore in moglie." La regina fu contenta e il re mandò a Don Giovanni un messo per chiedergli l'onore di prendere la figlia del re in moglie. "Bene," pensò Don Giovanni, "va tutto a gonfie vele se adesso sposo anche la figlia del re." E disse di sì. Allora il re mandò di nuovo un messo da lui, pregandolo di mandargli il suo ritratto, perché la figlia maggiore desiderava vederlo. Così fece Don Giovanni, ma la principessa, nel vedere il sudicio irsuto pellegrino, cominciò a gridare forte: "Dovrei sposare questo lurido mendicante? No, non voglio!" "Ah, figlia," la pregò il re, "come potevo sapere che il ricco Don Giovanni fosse un uomo così ripugnante? Ma ho dato la mia parola di re ed è tutto inutile. Lo devi sposare." "No, padre, non lo farò. Potete tagliarmi la testa, ma questo lurido, miserabile mendicante io non lo sposo." Anche la regina parlò come la figlia e fece molti rimproveri al re che voleva dare sua figlia a un uomo così ributtante. La figlia minore però disse: "Caro padre, non siate così triste. Se mia sorella non vuole, Don Giovanni lo prenderò io, perché non potete venir meno alla vostra parola." Allora il re fu molto contento, abbracciò la sua cara figlia e la regina e la figlia maggiore invece si continuavano a fare beffe di lei. Il re mandò ancora un messo a Don Giovanni e gli fece dire di stabilire la data delle nozze, perché la figlia era pronta. "Datemi 2 mesi di tempo," rispose Don Giovanni. Dopo un mese erano passati i 3 anni, 3 mesi, 3 giorni del suo patto col diavolo. Così Don Giovanni si fece tagliare la lunga barba, si fece portare vestiti puliti, fece il bagno per un mese intero in acqua ninfa, diventando un giovane così bello che più bello non si poteva trovare. Poi indossò abiti regali, salì su una barca meravigliosa e si recò nella città dove abitava il re. Entrato nel porto, il re e la regina con le 2 figlie salirono a bordo per salutarlo e la maggiore e la madre continuavano a farsi beffe della minore. Ma quando videro il giovane meraviglioso, furono prese da tanta rabbia e invidia che si gettarono tutte e due in mare e morirono affogate.
E così il diavolo prese le loro anime. La principessa minore era tutta contenta del suo bel marito. I fidanzati scesero a terra e celebrarono un matrimonio magnifico. E quando il vecchio re morì, Don Giovanni diventò re e, siccome aveva sempre la borsa, il denaro non finiva mai. Idi restarono contenti e felici e lui come un mazzo di radici.